Dopo 2 anni di stop a causa della pandemia da Covid, ieri mattina a Biancavilla è tornata l'ormai tradizionale Strada Don Bosco, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione. L'iniziativa dell'Oratorio Don Bosco della Parrocchia Annunziata, in comunione con la famiglia salesiana di Biancavilla e con il supporto dell'amministrazione comunale, si inserisce nelle manifestazioni organizzate in onore a San Giovanni Bosco. Il raduno in piazza Annunziata alle ore 9.30. Dopo un momento di riflessione e di preghiera a cura degli organizzatori, della direttrice dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Suor Biagina Calanni Billa, e del parroco Don Giosuè Messina, sono stati distribuiti scaldacollo con l'immagine del Santo dei Giovani a tutti i partecipanti. Subito dopo il via alla passeggiata in bicicletta, che anche quest'anno ha visto la partecipazione di grandi e piccoli. Un bellissimo momento di unione che vede coinvolti diversi bambini di tutta la realtà biancavillese. È un momento di festa che ricorda la figura importante di Don Bosco e per tutto quello che ha fatto. La comunità di Biancavilla ha risposto in maniera positiva. È sempre bello vedere i bambini in bici e nello spirito poi di Don Bosco, che è quello dell'allegria, con semplicità, dello stare insieme, e quindi vederli in questa bella giornata, peraltro il meteo quasi ogni anno ci grazia, e quindi è veramente bello vedere soprattutto i suoi sorrisi e vedere anche poi loro che trascinano i papà in questa bellissima, bellissima manifestazione, che poi siamo alla 12ª edizione, l'ha detto tu, e quindi comincia ad avere anche quella bella storicità, quella bella tradizione che fa importante una manifestazione. La Strada Don Bosco ritorna ed è un grande messaggio positivo per tutta la comunità, per la città intera, perché comunque un bel evento, un evento che ha sempre interessato tutti i giovani, che sa fare stare insieme bene anche le famiglie, e nel nome di Don Bosco, che ci ha insegnato non solo ad essere degli ottimi fedeli, ma soprattutto a vivere in maniera sana la nostra città, appunto buoni cristiani ma anche onesti cittadini. 2 giri effettuati lungo le vie del centro storico cittadino, al secondo passaggio pausa in piazza Collegiata, dove sul sagrato della Chiesa Madre si è svolto un momento di animazione curato dall'Istituto delle Suore Salesiane. Poi nuovamente in sella per fare ritorno in piazza Annunziata, da dove si era partiti. Dopo il ristoro ci si è spostati tutti all'interno della chiesa per partecipare alla Santa Messa Domenicale presieduta dal parroco Don Giosuè Messina, con la presenza della reliquia di San Giovanni Bosco in occasione dei festeggiamenti per il 70° anniversario del titolo di parrocchia della chiesa.